Un atto di amore verso la nostra terra, la Regione Salento. E noi ci troviamo nella più grande città della nostra regione, a Taranto, che tra i suoi mille tesori nascosti, magari uno dei più belli è la sua cattedrale. Una cattedrale dedicata a San Cataldo, il santo patrono della città, e che immaginatevi fu iniziata la sua costruzione durante il X secolo, quindi un grande baluardo di storia, di bellezza e di architettura. E sono questi vicoletti che hanno ispirato la nostra amica Milena Galeotto, lei che scrive racconti tra fantasia, storie, leggende e ricordi della sua Taranto. E Giuliana Coppola, attirata come me di questo aroma familiare delle pittole di Santa Cecilia, ha voluto trovarla. Giuliana sta anche qui, in Taranto, e come io sentì un olor delizioso a comida, una comida tradizionale. Però oggi non vamos a parlare di comida, sino che di una chica tarantina che si chiama Milena Galeotto. Imagínense che Milena, che nació in Taranto, se fue in Suecia, allí escribió tantos cuentos y tantas historias llenas de recuerdo, pero quiso regresar en su tierra, quiso regresar aquí a Taranto, aquí en su Salento. Incredibile profumo di pettole. Isa, ciao. Stai tranquilla, Isa, che non ti tolgo il tuo itinerario. Ma il profumo di pettole, Isa, è una cosa incredibile. E così decido di andare a trovare Milena. Milena, figlia di terra ionica, pura. Ieri con San Martino il profumo delle pittole leccesi. Ed oggi invece il profumo delle pettole di Taranto. Isa, ciao, buon lavoro. Milena. Giuliana. Sono pronte le pettole? Sì, sono pronte. È un profumo dolcissimo, io sono dovuta entrare. Vieni. Vengo? Non ti disturbo? No, assolutamente. Oh, ecco. Adesso sì. Facciamo la prima cotta. Sì, sì. Io non voglio sapere come si fa, quello è compito della Isa, però noi sulle pettole andiamo, perché mi hai raccontato prima della la storia delle pettole di Santa Cecilia. Di Santa Cecilia, una leggenda. Una leggenda che a me piace molto, perché poi così a Erchie, a Manduria, a Taranto, c'è proprio questo gioco sulla farina e sulla massaia. C'era una volta una massaia tarantina che, rapita dal suono della zampogna, dimenticò la pasta del pane a lievitare. Ipnotizzata dal suono, tornò molte ore dopo a casa e trovò questa pasta lievitatissima. Però noi donne del sud sappiamo inventarci sempre il modo per sopravvivere. Così che preparò l'olio bollente e iniziò a spezzettare questa pasta e a buttarla in quest'olio. Uscirono queste pettole, questi dolci che noi a Taranto mangiamo con lo zucchero, che fecero felici i suoi bambini, il vicinato. Ed è così che il giorno di Santa Cecilia a Taranto, che è un giorno molto sentito, le pettole non possono mancare. E le donne tarantine impastano la pasta la sera prima e poi la mattina presto, che passa la banda all'alba, iniziano a friggere le pettole. E questo ricordo io credo che me lo porterò sempre con me. È il ricordo di ricordo di infanzia. Ed è il ricordo di angoli di Taranto, sì. Dove ti portava il tuo papà. Dove mi portava il mio papà la domenica mattina. E qui, guarda, ogni pettola
è un ricordo, petola nostalgia, sì, petola malinconia, petola ricordo, petola presente, petola futuro e petola bambini, petola Giorgia, petola bambini tarantini. Eh sì, perché noi bambini tarantini, vai, Milena. Noi bambini tarantini sognavamo attraverso le pettole, cercando di capire che forma avessero, e giocavamo proprio, vedevamo cavallucci e porcellini, e questo è sempre stato un rituale di fantasia, la fantasia che mi ha sempre accompagnato. Tu dicevi che ce n'era una che somigliava ad un porcellino. Sì. Sandro, pensando al suo Leo, a Leonardo suo, ha detto che somiglia ad un uccellino. E adesso porcellino, uccellino, cavallino, è quello che noi vogliamo, ma le pettole adesso sono anche dolci. Eh sì. Che sennò a Taranto... A Taranto, altrimenti mi sgridano. I miei compaesani usano mangiare le pettole dolci con lo zucchero. Quelle tarantine devono essere categoricamente grosse, dolci, perché sono pettole di festa. Dolci come un ricordo e come il futuro dei bambini. Come nostri. Il futuro dei bambini, soprattutto di tutti i bambini, in particolar modo i bambini tarantini, che hanno bisogno di trovare la forza per affrontare una realtà non facile a Taranto. Perché io, come bambina, ex bambina tarantina, grazie ai racconti del mio papà quando mi portava a visitare la città vecchia parlandomi di queste tradizioni, e ho trovato la forza di superare uno spettacolo che per un bimbo non è l'ideale, vedere un tramonto costellato di altiforni. Queste storie mi hanno aiutato a conservare questa forza e a portarmi oggi a raccontare ai bambini altre storie, perché la speranza è in loro. Non è bello togliere i sogni ai bambini. E quello che mi piacerebbe dire agli industriali, a chi perseguita la strada del progresso, è che non si può avere progresso sulla pelle di tanti innocenti che meritano un ambiente sano, meritano di vivere in un mondo senza veleni. Le favole che tu continui a scrivere, a tradurre, a diffondere, partono da questa terra nostra e vanno e finiscono e rigirano il mondo, dalla Svezia in poi, scendono, salgono, sì, sì. Europa del Sud, Europa del Nord, il mondo, perché è quello che ci appartiene. Aperta. Perché è quello che ci appartiene ed è una porta, sì, aperta. Ma io voglio chiederti una cosa, Milena. Siamo qui con te davanti alle pettole, ma Taranto ha dei posti che ti appartengono. Sì. Se tu dovessi ai bimbi del mondo, ma ai grandi del mondo, offrire fotografie di questi angoli per dire andiamo a visitarli insieme, sì, vediamo un po' quali angoli tu preferisci. Sì, gli angoli della mia infanzia e i profumi della mia infanzia, perché le stradine della città vecchia odorano grazie al cielo ancora di mare. Io vorrei questo odore per la mia città. Vorrei che questa città vivesse di questa grande risorsa, perché è possibile vivere in un mondo migliore, ma non aspettandoci questo cambiamento da un politico di turno, ma dalle nostre risorse. E noi tarantini ce ne abbiamo tante di risorse. Taranto Vecchia, il mio papà mi portava dalle parti di San Domenico, perché lui viveva in quella zona, e questi vicoli così stretti, queste case che quasi si baciano per come sono vicine. È davvero molto suggestivo questa luce che è filtrata da queste abitazioni vicine, che si vede in fondo il mare. Sono sempre degli angoli che mi porto dentro, perché tutti meritano di essere visitati e di essere ripresi. Chiedono soltanto di essere riportati alla luce. E chiedono che si parli di loro, sì,
con spirito diverso, forse anche con uno spirito diverso da un turismo che arriva e parte e sì. Forse dentro non porta nulla. Non porta nulla. E forse ecco, l'augurio per un futuro è quello, che è affidato sì. a voi e sì. ai bimbi. Ai bimbi. E alle bettole. E soprattutto perché anche gli stessi turisti nel ricercare Taranto non trovino più la parola diossina, ma trovino mare, bellezza. Ecco, io voglio far presente della particolarità del nostro ponte girevole che come due braccia accoglie lo straniero. È un modo che ha portato anche me ad accogliere un paese straniero, la Svezia, ad aprirmi verso questo paese e a portare nella mia terra novità. E per questo è giusto che anche i giovani tarantini si formino fuori per portare maggiori risorse alla propria terra. Grazie Milena. Prego Giuliana. E alla prossima con una tua favola dedicata a Santa Cecilia.